Grazie. Intanto grazie a tutti per essere qui, grazie a Silvio e agli organizzatori per avermi invitato. Io ormai sono un privato cittadino, quindi è la prima volta da quando ho smesso di fare politica un anno fa che parlo in pubblico, però mi fa anche, si sente? Sì, dicevo allora, è la prima volta da quando ho smesso di fare politica che parlo in pubblico. E tutto sommato mi fa piacere anche provare un po' a analizzare da un punto di vista un po' particolare. Proviamo questo? Va bene. Mi fa piacere anche provare da questo punto di vista particolare ad analizzare un po' quello che è successo quest'anno. Saranno ovviamente opinioni personali, però credo che possa comunque essere interessante confrontare quello che è successo in quest'anno con quello che era lo spirito del Movimento 5 Stelle dell'origine, il programma, la mentalità iniziale. E devo anche dire che io comunque non sono pentito né di aver fatto politica per tutti questi anni, aver contribuito a far nascere e crescere il Movimento 5 Stelle, e neanche di aver poi sostenuto comunque chi era Appendino, pur già, diciamo, in una fase molto critica verso il Movimento 5 Stelle al momento della votazione, del ballottaggio. Perché credo che comunque il motivo per cui tutta questa, cioè gran parte di questa città ha votato poi per Chiara Appendino fosse una motivazione oggettiva legata alla necessità comunque di cambiare dopo tanti anni un sistema di governo che comunque era arrivato al capolinea, forse alla fine della sua spinta propulsiva. Certo, onestamente io mi aspettavo tutto un primo anno diverso, mi aspettavo comunque un approccio diverso all'amministrazione, e in questo io sono stato sorpreso sicuramente in maniera negativa da quello che poi è successo nell'anno successivo. Ci sono alcune cose in particolare che io mi sento di imputare criticando questa amministrazione, a cui poi uno può anche decidere di fare tutti gli sconti che vuole in base all'inesperienza, in base a, insomma, però oggettivamente ci sono state tutta una serie di carenze che non mi sarei neanche aspettato, onestamente. La prima, forse la più forte, è stata la mancanza di coraggio. Questo perché per anni, diciamo, lavorando all'opposizione gomito a gomito con Chiara e con anche le persone che poi adesso continuano a essere attorno, per tante volte avevamo anche sognato di poter finalmente arrivare all'amministrazione per poter cambiare tutta una serie di cose, fermare una serie di progetti che ci sembravano sbagliati. E non è che queste, diciamo, che l'analisi sullo stato di questi progetti non fosse stata fatta o che non fosse chiara anche la difficoltà che era intrinseca nel, per esempio, cambiare la politica della città sui centri commerciali. E tuttavia, quello che si è visto è un immediato dietrofront su qualunque tentativo, anche solo di fermare alcune di queste scelte urbanistiche, per esempio. Il caso più clamoroso forse non è nemmeno quello dei centri commerciali, ma quello del Parco Michelotti, dove veramente la giunta precedente aveva messo in cantiere un'opera che assolutamente non condividevamo, forse sul piano dei valori, forse proprio del modello di rapporto con gli animali che si trasmetteva da un'opera del genere, e dopodiché non si è neanche provato a fermarla, per cui è bastata una vaga richiesta, ma neanche, insomma, è bastato che il proponente ventilasse la possibilità di chiedere dei danni, che immediatamente si è detto: beh, vabbè, allora lasciamo perdere, non proviamoci nemmeno. E forse questa è una delle cose che si possono più contestare, cioè il fatto di, cioè ci si può, si possono anche perdere le battaglie politiche, anche le battaglie amministrative, specialmente su progetti che oggettivamente sono già stati iniziati da anni e sono già in itinere, però perlomeno bisognerebbe provare a farlo. Invece quello che si è percepito è che su tutte queste battaglie, anche qualificanti della campagna elettorale della nostra azione dei 5 anni precedenti, non ci si è neanche provato. L'ultimo esempio è il tunnel di Corso Grosseto, un'altra grande opera che secondo me continua a essere, se non inutile, diciamo un cattivo impiego di denaro pubblico, perché si potrebbe fare una cosa altrettanto funzionale con meno spesa, oppure spendere meglio gli stessi soldi e ottenere un risultato migliore. Però anche lì si è detto: ormai è partita, non riusciamo più a fare niente, forse perdiamo i soldi, e quindi la cosa è andata avanti. Ma la mancanza di coraggio si vede anche tutto sommato nella rete di relazioni, cioè quello che non solo io da cittadino, prima ancora che da militante del Movimento 5 Stelle, ma penso molti di quelli che hanno votato Chiara Appendino, si aspettavano una rottura forte con gli ambienti economici e culturali, forse anche per certi versi, del potere torinese. Mentre forse c'è stata una rottura con gli ambienti culturali, nel senso che molti eventi sono stati cancellati, e quelli che portavano lustro, eccetera, ma in termini, diciamo, di rete di relazioni, di persone, di classe dirigente, se lo vogliamo chiamare così, è cambiata forse la parte politica, forse la parte più evidente, insomma, il Consiglio Comunale, gli assessori, ma per il resto in gran parte c'è stata o la conferma di persone che comunque venivano dallo stesso ambiente, oppure la nomina di persone totalmente sconosciute, che anch'io faccio fatica a capire chi siano e perché siano qualificate, ad esempio, amministrare la Smart, però non in un senso di rottura, cioè non nel senso di nominare una persona di peso che avesse una visione politica diversa e potesse quindi orientare un'azienda magari comunale in un'altra direzione, ma nel senso di nominare persone anche,
veramente piuttosto sconosciute anche dall'esperienza amministrativa piuttosto ridotta, con la sensazione che non possano incidere, quindi che al massimo potranno obbedire a quello che verrà richiesto dalla sindaca, dal suo ambiente, ma difficilmente avranno il peso per cambiare le cose come sono state a Torino. Quindi si è rinunciato, secondo me, a portare un vero cambiamento. Poi vedremo se nei 4 anni rimanenti magari questa cosa arriverà, però per il momento non si è proprio rinunciato a cercare un cambiamento. La seconda cosa che, questa è una cosa che devo dire, a me dava già abbastanza fastidio nel periodo in cui ancora eravamo insieme in Consiglio Comunale, avevamo un approccio abbastanza diverso su questa cosa, è stato proprio il mettere al centro dell'azione politica l'immagine invece che la sostanza. E questo è molto evidente, nel senso che tutte le vicende amministrative vengono gestite, questa è la mia sensazione ovviamente, nell'ottica di come cosa scriverà il giornale il giorno dopo. E quindi si prendono delle decisioni che sembrano inseguire un po' il consenso, ma veramente neanche il consenso a un anno o a 6 mesi, il consenso a 2 giorni. Per esempio la vicenda dei blocchi del traffico, in cui prima si è detto che il blocco del traffico era vitale perché bisognava procedere all'inquinamento, poi si è fatto il blocco del traffico, l'inquinamento non è sceso, anzi è salito, allora si è detto che bisognava farlo perché bisogna educare i cittadini, cosa che tra l'altro trovo anche un po' offensiva nei confronti dei cittadini stessi, perché un conto è convincere, come bisognerebbe fare, un conto è educare dall'alto con delle regole. Poi alla fine è arrivato a un certo punto, sì, una volta si è mantenuto il blocco del traffico anche quando pioveva, e la volta dopo si è deciso di non farlo più perché a quel punto la gente era totalmente infuriata, allora forse si è ritenuto che fosse un problema di consenso continuare, allora improvvisamente il blocco del traffico è diventato superfluo. E di questo tipo di comportamenti se ne sono visti diversi, quindi la sensazione è che ci sia non solo un'improvvisazione, ma proprio più ancora con improvvisazione un inseguire il consenso immediato, la reazione immediata sui giornali, uno specchiarsi forse troppo nella propria immagine senza avere il coraggio che comunque un'amministrazione, un politico dovrebbe avere, specialmente nel momento in cui ha in mano comunque un mandato di 5 anni che sarà giudicato tra 5 anni, non il giorno dopo, quindi anche di inseguire delle misure, se volete, impopolari o che non portano risultati immediati, però contando su un risultato nel medio e lungo termine. E di queste vicende ce ne sono state tante, cioè la stessa vicenda della carica in Piazza Santa Giulia, anche qui si è visto poi tra l'altro emergere una parte veramente improvvisazione anche nella reazione, perché lo stesso giorno, a poche ore di distanza, si è visto un comunicato stampa di 2 consiglieri regionali parlamentari che attaccava frontalmente la polizia dicendo che carica ingiustificatamente i cittadini e chi protesta pacificamente e così via. Un comunicato del gruppo consigliare che diceva non si è capito niente, vedremo, ci stiamo pensando, e un comunicato della sindaca di solidarietà con le forze dell'ordine. Quindi contemporaneamente tutto il contrario di tutto. E anche qui è veramente difficile anche per chi ha votato il Movimento 5 Stelle capire una buona volta qual è la posizione, la scelta di campo del Movimento 5 Stelle, a meno che non sia una scelta per cercare di accontentare un po' tutti, in modo che ognuno trovi qualcuno del Movimento 5 Stelle che lo rappresenta. E infine c'è questa vicenda del bilancio. Anche questa, sicuramente io posso confermare che il Comune di Torino ha un bilancio in situazione pietosa, lo sapevamo già prima. Non so quanto sia peggiorato ancora, poi si discuterà all'infinito di chi è la responsabilità del peggioramento dell'ultimo anno, se volete, ma però è indubbio che non ci sia un'abbondanza di soldi nel bilancio del Comune di Torino per fare tutto quello che si vuole fare. Però io non ho visto fare neanche alcune misure che sarebbero state a costo zero. Per esempio il metodo sulle nomine. Siamo andati avanti giustamente per 5 anni a protestare dall'opposizione contro le nomine fatte direttamente per fiducia dal sindaco, chiedendo i bandi, chiedendo la consultazione del Consiglio Comunale, addirittura pubblica, il bando pubblico, la partecipazione. Dopodiché, una volta eletta, la maggior parte delle nomine sono state fatte esattamente con il metodo di prima, anzi forse ancora meno trasparente di quello che ha detto Rassino. E questa non è una questione di soldi, cioè non è che servono dei soldi nel bilancio per fare partecipazione, per coinvolgere, per avere trasparenza, mentre addirittura siamo arrivati appunto all'effetto opposto dei vigili che andavano nel municipio a cacciare e chiedere se c'erano giornalisti dietro le porte che ascoltavano e riferivano quello che succedeva nel municipio. E questo è l'ultimo punto che a me ha dato veramente fastidio, cioè una sensazione di arroganza, e questa la posso confermare perché non l'ho percepita solo io, l'ha percepita anche tanti originari militanti del Movimento 5 Stelle delle origini, anche tante persone della società civile che ci hanno dato aiuto in questi anni, giornalisti, persone che magari dei comitati, che improvvisamente dopo le elezioni si sono trovate le porte chiuse e sparrate, quindi le stesse persone che fino al giorno prima del voto erano grandi amici e gli si prometteva che finalmente andremo al potere e cambieremo tutto, addirittura ci si è negati al telefono, non si è risposto ai messaggi. Uno può anche rispondere no, non posso, non ci sono le condizioni, scusami, però può perlomeno rispondere. Invece qui si è proprio adottato il metodo di tagliare i ponti con la base originaria, con i comitati in questi ambienti,
e isolarsi completamente, addirittura magari nascondendosi dietro l'ufficio stampa, dietro queste persone che fanno un po' di sbarramento tra il sindaco, i cittadini, i media e così via. Quindi insomma il quadro è sicuramente negativo, dopodiché sicuramente i conti si faranno anche alla fine di questa esperienza amministrativa, quindi magari superata questa fase di inesperienza si potranno vedere dei risultati migliori. Quindi io aspetto, in realtà senza particolari pregiudizi, anche perché comunque il problema vero è anche che non si capisce quale potrebbe essere l'ulteriore alternativa al Movimento 5 Stelle, nel senso che la completezza del quadro politico è difficile trovare in questo momento per una persona normale, da cittadino, una forza politica in cui riconoscersi, che possa esprimere anche una qualunque visione, insomma, perlomeno che ne esprima una, magari non è condivisibile, ma è difficile anche solo trovare forze politiche che abbiano una visione comprensibile per il futuro dell'Italia fra 5-10 anni. E questo si vede sicuramente qui, anche in questa città, sicuramente lo si vede per l'amministrazione, ma credo che anche le forze di opposizione dovrebbero magari lavorare anche su queste prospettive. Grazie.